Passiamo adesso all'interrogazione 183 del consigliere Chiacchieroni, destinata all'assessore Cecchini. Rete di adduzione destinata ai territori della media Valle del Tevere per l'utilizzazione delle acque del fiume Chiascio. Intendimenti della Giunta regionale al riguardo. Prego, consigliere Chiacchieroni. Grazie, presidente Porzi. Sì, considerato che sono in corso i lavori per il rafforzamento, consolidamento e completamento della diga del Chiascio in località Val Fabbrica e per l'estensione della condotta di distribuzione ad uso irriguo in alcuni terreni della nostra regione. Verificato che i lavori per il consolidamento dell'invaso sono in corso di esecuzione e che la definitiva messa in sicurezza consentirebbe di stoccare una tale quantità di acqua volta a soddisfare sia le esigenze di approvvigionamento idropotabile sia irriguo, preso atto che la Regione Umbria ha provveduto ad ultimare la realizzazione del serbatoio di raccolta sito in località Brufa e dell'anello distributivo che servirà alle aree ricomprese nei comuni di Torgiano, Bettona, Bastia e Cannara, tale invaso verrà gradualmente riempito al termine delle opere di stabilizzazione della diga di Valfabbrica stessa. Valutato che le opere e completamento della diga di Casanova nel territorio comunale di Valfabbrica sono necessarie affinché i territori interessati e le aziende che vi ricadono possano effettuare gli attingimenti indispensabili in termini di certezza e continuità della risorsa idrica, considerato in sede di programmazione si era parlato della possibilità di realizzazione di un secondo ramo a servizio della media Valle del Tevere tra i territori di Perugia e Todi. Alla luce di tutto ciò si interroga la Giunta regionale per sapere quali iniziative intenda intraprendere per l'estensione della condotta di distribuzione anche ai territori della media Valle del Tevere e le tempistiche per la sua realizzazione. Tutto questo anche alla luce del fatto che si prevede un periodo siccitoso, visto che sono settimane che non piove e quindi iniziano a abbassarsi i livelli dei nostri corsi d'acqua e quindi delle acque superficiali. Grazie Assessore. Grazie Presidente. E andiamo adesso con l'Assessore per la risposta. Prego Assessore Cecchini. Sì, grazie. Grazie al Consigliere per anche aver portato in Consiglio regionale la possibilità di informare sullo stato d'attuazione dei lavori che coinvolgono la diga cosiddetta del Chiascio di Valfabbrica, rispetto alla quale sono stati destinati complessivamente un centinaio di milioni di euro. E per il consolidamento dell'argine 25 milioni di euro, la rimanente parte naturalmente per i canali di adduzione, quindi attraverso l'irrigazione anticipata che ha ormai raggiunto la gran parte dei territori di cui parlava anche il consigliere. Entro l'anno saranno conclusi i lavori di consolidamento relativi ai 25 milioni di euro e quindi la bella cosa è che finalmente si sta realizzando quanto stava alla base del disegno del programma che come Ente Irriguo Umbro Toscana adesso e prima alla nascita il soggetto che ha intravisto nella Montedoglio il Chiascio la possibilità di dotare i territori dell'Umbria di acqua sia per uso irriguo che per uso potabile. Questo anche dopo le battaglie che l'Umbria ha fatto per poter avere l'uso plurimo delle acque. 10 giorni fa è stato inaugurato il potabilizzatore che da Montedoglio dà la possibilità di utilizzare, laddove ce ne fosse bisogno, anche l'acqua per uso potabile per i territori dell'Alto Tevere, del Trasimeno e anche di Perugia Nord. E entro l'anno sarà appunto completato il Chiascio e darà quindi la possibilità di avere quelle risposte di cui c'è bisogno, sapendo che l'acqua è un diritto che bisogna sempre garantire ai cittadini. L'acqua è un bene primario, principale,
ambientale, sia per la vita delle persone che per la vita degli animali e delle piante. Ed in questo caso, ecco, il lavoro che è stato fatto in questi anni è immenso, sia attraverso risorse del piano nazionale, piano irriguo, sia anche attraverso le risorse del piano di sviluppo rurale in progetti di minore entità, ad esempio quello di Brufa, così come riportato dal consigliere Chiacchieroni. Non è previsto fin qui il finanziamento per dotare anche il territorio della Medievale del Tevere della possibilità di avere appunto l'adduzione, quindi l'acqua dal chiascio, che naturalmente come territorio può essere interconnesso anche alla parte che arriva alle adduzioni che arrivano dal Trasimeno, e sarà cura dell'assessorato della giunta regionale far sì che assieme all'ente Acque Umbro Toscano si possa prevedere nelle priorità per i prossimi finanziamenti anche appunto un completamento di quello che è la rete di adduzione, quindi la possibilità di arrivare alla Medievale del Tevere. Dopodiché per i miracoli non siamo attrezzati, quindi immagino che anche laddove andassimo incontro ad una stagione di siccità non saremmo in grado per il momento di dare risposte, almeno con l'acqua del chiascio. Grazie, prego consigliere Chiacchieroni per la rete. Sì, grazie per le informazioni sul lavoro di consolidamento della diga del chiascio. Questo appunto rende utilizzabile l'anello sul quale sono conclusi i lavori sulla struttura di stoccaggio di Brufa nel comune di Torgiano, i cui lavori sono conclusi già da un paio d'anni. E quindi è un'opera che ha necessità di essere messa, come dire, di essere resa operativa. E per quanto riguarda l'impegno per le risorse sulla progettualità, mi risulta che già esiste, quindi una progettualità di massima. E per quanto riguarda le risorse, prendo per buono l'impegno della Giunta e dell'Assessore. Verificheremo nei prossimi mesi, insomma, se ci sono novità da questo punto di vista, e saremo a sollecitare l'assessore e la giunta per questo ulteriore intervento, perché questa, il lavoro appunto dell'anello, compreso le opere d'adduzione con il consorzio, diciamo l'incrocio con le opere del consorzio di bonifica a Umbro, no? Che fa capo al Marrongia e così via, della Valle Umbra, va a coprire tutta l'area irrigabile che va da Spoleto fino a Pianello, fino a quella zona lì, insomma, fino a Perugia. Ecco, quindi completando quest'area, il Trasimeno, appunto con le opere adduzione anche nel Monte d'Oglio, viene, ormai sono anni appunto che c'è un governo a regimazione delle acque, che è anche frutto dell'opera dell'uomo, dell'intervento che è stato fatto a suo tempo. Ora rimane questa cosa che non è di grande difficoltà, perché ci sono appunto, c'è un reticolo imbrifero dei fiumi, e quindi ci sono già delle infrastrutture naturali, e si tratta da questo punto di vista di accompagnarle con il completamento di questa rete regionale che interesserebbe la Valle del Nestore e la Media Valle del Tevere. Quindi ringrazio per l'impegno fin qui profuso, e continueremo appunto ad interessarci di questa problematica. Grazie Assessore. Grazie consigliere Chiacchieroni. Adesso passiamo alla mozione del gruppo dei 5 Stelle per l'assessore Bartolini. Si tratta di una interrogazione relativa all'università, caduta iscritti da 5.000 a 1.000 in 15 anni, fallito progetto Università di Perugia a Terni, inadeguatezza ambientale, sede pessima, vicina ai forni fusori Thyssen. Informazioni della giunta regionale. Prego consigliere Liberati. Sì, grazie Presidente. Continuando a parlare del gap esistente tra territori in Umbria, insistiamo sul famigerato caso Terni. È una questione di
programmazione di lungo termine che evidentemente non c'è stata, o se c'è stata è stata comunque fallimentare, perché quasi 20 anni fa l'Università di Perugia aveva 6 facoltà, 15 corsi di laurea nel periodo di massimo splendore, diciamo così, in quella città. Al momento sono rimaste 3 facoltà, pochi corsi di laurea, una caduta verticale degli iscritti, dopo ingentissimi investimenti da parte di tutti gli attori del consorzio per lo sviluppo, in questo caso per la decrescita, evidentemente per il sottosviluppo universitario, in una città che ha un problema culturale evidente nelle sue classi dirigenti, che spesso sono ancora ferme all'Ottocento, al Novecento, con quella matrice industrial fordista che è del tutto anacronistica, che orienta in negativo le politiche pubbliche. Quindi noi abbiamo chiesto, anche valutando come nelle altre regioni sia ben altra l'attenzione delle università nelle città, nelle città di provincia, nelle città di media dimensione, abbiamo chiesto intanto di richiamare altre università italiane, preferibilmente non quelle online, tanto per essere chiari, università italiane e internazionali su quella città, e io dico anche in Umbria, mettendo anche in concorrenza le accademie e naturalmente potenziando eventualmente l'Università di Perugia se è in grado di farlo. Università di Perugia che ha grandissimi problemi anche a Perugia, ma nessuno ne parla, una caduta degli iscritti notevole, ora una ricrescita diciamo stentata, ma nessuno ne parla, perché su questi temi sembra quasi che ci sia un'autocensura da parte dei consiglieri regionali, dei politici eletti, dei parlamentari. Su Terni chiaramente il fallimento è acclarato, perché i numeri sono chiari: da 4-5 mila a 1000 sulla città. Narni, che è un sesto di Terni, ha altri 1000 iscritti, e questo ci dice che genere di visione ci sia stata. E poi abbiamo chiesto a questo punto anche i denari degli ultimi 15 anni, spesi non solo dalla Regione ma dallo stesso consorzio di cui la Regione fa parte, quindi la Fondazione Carit, Comune di Terni, Provincia di Terni e tutti gli altri attori, per ottenere un bel nulla, ma soprattutto per investire malissimo, perché una città di medie dimensioni che non ha un'università decente non va da nessuna parte, infatti quella città non va da nessuna parte. Vi ringrazio. Consigliere, io innanzitutto la ringrazio per sottoporre la questione dello sviluppo dell'università nella città di Terni, in generale sulla conca ternana, che è un tema sicuramente, devo dire, mi sembra condiviso da tutta la comunità regionale, in modo che ci siano investimenti e un rilancio dell'Ateneo e delle iniziative universitarie. Aggiungo che non c'è solo il tema dell'università, sono stato convocato dal prefetto per il Bricialdi, perché c'è un altro tema importante, che è quello di tutte le istituzioni di alta formazione nella conca ternana e nella città di Terni. Ora, io sinceramente risponderò al quesito che mi è stato mandato via forma scritta, perché sostanzialmente non mi ha riproposto oralmente il quesito. Allora, i quesiti sostanzialmente, se non sbaglio, lo leggo, erano 2 e lì mi sono preparato, e per quello mi sono preparato. Uno è se intendo operare la Giunta per richiamare su Terni altre accademie italiane e internazionali, unitamente a un auspicato rafforzamento dell'Università di Perugia. E l'altro, quanto sia costato alla Regione negli ultimi 15 anni il progetto accademico per Terni, con particolare riferimento a economia, scienze politiche e i costi sostenuti dalle altre istituzioni. Allora, io partirò dall'ultimo quesito. La Regione sostanzialmente ha contribuito con un contributo come socio del consorzio di 10.000 euro annui, e sotto diciamo il mio assessorato abbiamo contribuito a un finanziamento per far arrivare, sa che ci sono i numeri minimi per mantenere diciamo attivi i corsi, che comunque è un obiettivo importante. Abbiamo contribuito a un finanziamento per 3 posti da ricercatore, poi non so, sono stati fatti i bandi eccetera eccetera, per
mantenere il requisito minimo. Lei l'altra domanda che fa, cosa intende fare la Regione? La Regione intende fare tutto quello che è possibile per sviluppare nella città di Terni e nella Conca Ternana il rilancio dell'università. Le posso anche dire, perché sono notizie che sono anche uscite sui giornali, ci sono stati incontri sia con il sindaco di Terni, sia col presidente della Fondazione Carrit, sia con il rettore, sia con il presidente di Confindustria. C'è un grande interesse da parte delle imprese operanti sul territorio a investire per l'attività di ricerca e per lo sviluppo, diciamo, delle ricerche di più alta innovazione. C'è da parte della Regione, naturalmente, col bilancio che abbiamo approvato, di investire questa volta risorse sulle strutture proprie della Regione, anche perché hanno problemi, dobbiamo insomma rinnovarli. Se c'è un accordo condiviso, noi faremo tutto quello che è possibile. Aggiungo che, come sa, c'è anche un accordo sull'area di crisi complessa, in cui fa parte del tavolo il Ministero dell'Università, è stato nominato il direttore generale Livon, e speriamo, e faremo anche sotto quel profilo, speriamo anche di far arrivare risorse da parte del Governo nazionale, con la collaborazione, naturalmente, se è condiviso, di tutte le forze politiche che in questo momento stanno al Governo nazionale. Una replica, consigliere. Grazie assessore. Insomma, non mi ha risposto sulla questione dei costi sostenuti dagli altri attori del consorzio, evidentemente non ha ancora le informazioni, però è un tema importante, ma vorrei dire allargarlo come minimo alle regioni limitrofe. La regione Marche, che sta qua a un passo, 1,5 milioni di persone, quindi poco più dell'Umbria, ha l'università a Urbino, a Macerata, a Camerino, a Ancona, ce n'ha 4. La Regione Abruzzo, poi si può dire sì, c'è la storia, no, c'è anche la pianificazione da parte dei governi, da parte delle regioni su questi temi. La Regione Abruzzo, 1,3 milioni abitanti, Università di Chieti, Pescara, Università di Teramo da Scorporo di Chieti, Università dell'Aquila e ce n'ha 3. Allora, noi abbiamo l'Università di Perugia, e tanto di cappello per i 700 anni e passa di storia, ma a forza di non parlare di questi temi, cioè del decremento degli iscritti, del problema qualitativo, eccetera, eccetera, perché poi le statistiche internazionali parlano chiare, cioè a forza di essere totalmente autoreferenziali su queste vicende, noi abbiamo in alcune città sostanzialmente un decremento che per me si chiama fallimento del progetto accademico. Sulla città di Perugia, altri problemi evidenti che hanno originato tutta una serie di altre questioni, come quella immobiliare, del deprezzamento dei valori, eccetera, eccetera, che poi significano non solo la perdita di un patrimonio culturale, ma anche il patrimonio economico e finanziario vero, sostanziale della città. Allora, non ho ricordato in questo breve intervento anche la vicenda di Pentima, cioè a Terni l'Università di Perugia vuole investire con il concorso degli amministratori locali, che evidentemente non hanno ancora capito dove vivono, vuole investire in un sito di interesse nazionale per le bonifiche, cioè potenziare l'Università a Pentima, portarci anche economia che già era stata spostata da Colle Scipoli a San Valentino, chiudendo Scienze Politiche, poi da San Valentino a Pentima, e chiudo, Presidente, in un'area a rischio di contaminazione passiva. Cioè, questo significa che gli ingegneri, i grandi accademici, eccetera, non hanno capito dove stanno, e questo è il grande problema di quella città, e su cui la Regione deve dire una parola chiara. Non si può avere un'accademia, un'università, una facoltà, studenti, docenti e discenti a un passo dai forni infusori della Thyssen, con quei casini che ha fatto la Thyssen e l'acciaieria di Terni. Ok? Quindi ragioniamoci in un altro modo, per favore, grazie.